Tiziana Ferrario, buongiorno. Buongiorno a voi. E benvenuta davvero qui nel Posto delle Parole per condividere questa storia che ha necessità veramente di essere condivisa. E se è arrivata fino qua è perché c'è stata condivisione. Questo è molto importante per il libro di Tiziana Ferrario, il libro che si intitola La bambina di Odessa, la battaglia di una madre, la promessa fatta a un figlio. Il libro è pubblicato da Chiare Lettere. Non si può vivere nell'odio, non si semina niente. Così c'è scritto in copertina, ma questo libro si chiude anche con questa frase. Tiziana Ferrario, giornalista, inviata di politica estera, conduttrice, scrittrice, è stata corrispondente da New York per la RAI, ha raccontato diverse guerre e crisi umanitarie. Quanto le manca questo lavoro, Tiziana Ferrario? Ma io non ho mai smesso di farlo, lo faccio in un altro modo, ma quando si è giornalisti lo si è per sempre, perché se si ama questo lavoro e se si ama e se si è curiosi soprattutto, non si può fare a meno di continuare a scrivere su quello che si vede, su quello che si incontra, sulle persone che si incontrano, ed è quello che io continuo a fare. Ed è quello che ha fatto anche Tiziana Ferrario, prendendo carta e penna e cominciando a scrivere questa storia. Ed è una storia che, potremmo dire, Tiziana Ferrario quasi quasi nasce sui banchi di scuola, quando lei andava, se non ricordo male, al liceo. Beh, sì, certo, perché io incontro questa grande donna, di protagonista del mio libro, quando sono una adolescente in una Milano cupa, perché c'era da poco stata la strage di Piazza Fontana, e quindi era l'avvio di un periodo insanguinato per l'Italia, ma soprattutto per una città come Milano, che ha visto il terrorismo, che ha visto le stragi, che ha visto appunto giovani cadere negli scontri che si consumavano nelle strade. E il figlio della mia protagonista, Lidio Franceschi Buticchi, viene ucciso dalla polizia proprio 50 anni fa oggi. Era il 23 gennaio del 73, oggi è un anniversario importante che qui a Milano verrà ricordato dall'Università Bocconi, perché Roberto Franceschi era uno studente della Bocconi che sognava di diventare un economista, però un economista che aveva come obiettivo quello di ridurre le disuguaglianze nel mondo. Immaginava una ridistribuzione della ricchezza, e però questo sogno si spezza quella sera quando, negli scontri che scoppiano tra studenti, operai e polizia schierata davanti alla Bocconi, lui viene colpito alla testa e morirà una settimana dopo, non aver mai più ripreso conoscenza. Questa sera in Bocconi sarà finalmente, dopo 50 anni, intitolata l'aula maggiore a lui. E questo è un grande riconoscimento, per non dimenticare da dove veniamo, per non dimenticare quegli anni di piombo che hanno insanguinato il nostro paese. Ma Lidia Franceschi, perché a volte c'è bisogno di tutto questo tempo, come nel caso di Roberto Franceschi, per sottolineare una vita, ma non una vita qualsiasi? Beh, allora, io ho scritto di lei perché ha avuto una vita straordinaria e dolorosissima, ma ha dimostrato che davanti anche alle sventure più dure si può rialzarsi e si può ricominciare e rilanciare nuove sfide per fare comunque del bene. Lei, c'è una frase che Roberto le dice ventenne, ed è incredibile nella bocca di un ragazzo ventenne. Lei è molto preoccupata per quello che vede, la tensione che c'è, e quindi vorrebbe che restasse a casa un giorno, perché c'erano dei funerali di Pinelli e lei non voleva che andasse perché c'era troppa tensione, e lui ci va e la guarda negli occhi e le dice: se mi succederà qualcosa tu continuerai nella mia lotta. E lei prende questa frase come faro, e ogni volta che deve prendere delle decisioni come insegnante, ma soprattutto come preside, perché lei sarà una preside delle scuole milanesi, e penserà a quello che avrebbe fatto Roberto al suo posto, con il quale condivideva tantissimi valori, e quindi sarà guidata da due
riferimenti, la Costituzione, perché Lidia Francesca è stata anche una staffetta partigiana, e quello che condivideva come valori con suo figlio. E quell'articolo 3 della Costituzione che dà a tutti pari diritti, lei lo applicherà costantemente nella scuola, convinta che la scuola debba dare a tutti le opportunità per dimostrare il proprio valore. E lo farà come preside, aprendo la scuola agli operai in quegli anni 70, con le fabbriche milanesi piene di persone arrivate dal sud, spesso senza neanche la licenza media o elementare. Lo farà con il tempo pieno per non lasciare i ragazzi più svantaggiati nelle strade. C'era molto anche il rischio della droga e dell'eroina in quegli anni. E lo farà con i ragazzi con gli handicap, impedendo che restino ghettizzati a casa o soli, o tutti insieme nelle aule, ma ridistribuendoli con gli altri ragazzi nelle altre aule. Sempre avrà ben chiaro che cosa deve dare la scuola e che cosa è come passepartout per costruirsi il futuro, l'istruzione. E farà in modo che a tutti questo venga dato. Si parla tanto di merito, no? In questo periodo abbiamo un governo che ha cambiato anche il nome del Ministero dell'Istruzione e ci ha aggiunto anche del merito. Il merito è una cosa importante, premiare chi vale è importante perché aiuta, dà un senso anche ai sacrifici che si fanno, però bisogna dare le opportunità per dimostrare quanto si vale. Se nasci in una famiglia con dei problemi, in un quartiere svantaggiato, in una città che ti può offrire meno di altre, diventa sempre più difficile, no? Riuscire a dimostrare che si è bravi. Quindi il merito è un qualcosa che va costruito anche da chi ti deve dare le opportunità. Eh sì, il merito è una parola importante che deve ritornare, per così dire, a Tiziana Ferrario, ad avere una nuova cittadinanza nel significato vero del termine, che non è semplicemente meritocrazia, cioè il potere di chi ha merito, ma è qualcosa che coinvolge molto di più. Facciamo un passo indietro. No, non è solo essere i più bravi, perché certo, alcune volte, cioè, si potrebbe diventare molto bravi, no? Perché magari si hanno dei talenti, il talento viene distribuito così in modo disordinato ovunque, però poi ci deve essere qualcuno che ti dà l'opportunità di dimostrare che hai il talento. Io ho viaggiato molto per il mondo e a parte appunto l'Italia, cioè, ma io ho visto bambini che vivevano nelle capanne, che vivevano in condizioni molto più svantaggiate delle nostre, che facevano chilometri per raggiungere delle scuole nelle tende o sotto degli alberi. Ma chissà quale talento magari questi bambini hanno e non lo scopriremo mai. Facciamo un passo indietro. Andiamo, Tiziana Ferrario, all'immagine di copertina, che sembra essere altro rispetto a quello che abbiamo ascoltato da lei finora. E invece entra in questa storia. Che cosa ci dice questa immagine? Beh, io ho dato quel titolo, La bambina di Odessa. Con quella bambina arriva al mare, perché Lidia nasce a Odessa nel 1923, quindi 100 anni fa, una donna che ha attraversato un secolo di storia. E quindi quella copertina è anche appunto il voler raccontare da dove viene Lidia. Odessa è sulle prime pagine dei nostri giornali adesso perché purtroppo abbiamo una guerra nel cuore dell'Europa in Ucraina, ma quando nasce Lidia, Odessa era un punto d'approdo, un porto importante sul Mar Nero, ma punto d'approdo di tanti giovani europei che inseguivano il sogno della rivoluzione bolscevica, della lotta del proletariato, la sconfitta degli zar. In Europa stava l'ascesa del fascismo, c'era l'ascesa del nazismo, e altri inseguivano, avevano la testa piena di sogni rispetto alla rivoluzione russa. E anche a Odessa c'era una colonia di italiani che erano fuggiti dal fascismo e erano in genere esuli socialisti, comunisti, che approdavano a Odessa. C'era una comunità di italiani e tra questi c'era il papà di Lidia, che era scappato dalla Liguria, inseguito dai fascisti perché aveva organizzato dei moti al porto di Vado Ligure.
arriva Odessa con la testa appunto piena di sogni e scopre anche l'amore, perché si innamora di una giovane italo-russa, si sposa e nasce Lidia. Ma lì inizia anche la vita dolorosa di Lidia, perché la madre muore in circostanze molto misteriose, poco dopo la sua nascita. E quindi dopo, quando Lidia ha 3-4 anni, già torna in Italia, a Milano, dove vivrà tutta la sua esistenza. È interessante quel periodo di Odessa, che è stata costruita da architetti italiani su un'idea di un napoletano di origine spagnola che era andato a combattere nell'esercito di Caterina la Grande, la zarina di Russia, e quindi ha l'idea di aprire un porto in quel clima mite, quando durante l'inverno i porti del Baltico si gelavano e quindi per la Russia diventava un problema. E vengono chiamati architetti italiani a costruire Odessa, che continua ad avere questa atmosfera italiana. Ed è lì che passano i primi anni per Lidia. E c'è chi dice che quando si nasce a Odessa, si nasce, che è un punto di incontro di culture tra Occidente e Oriente. Ma insomma, il tuo carattere è molto temperato da Odessa. Lei scrive, se sei venuto, mi scusi se la interrompo, a proposito di essere nati a Odessa, Tiziana Ferri, allora lei dice che se sei venuto al mondo a Odessa, hai qualcosa di speciale, hai radicato nel cuore il senso della sopravvivenza. E questo è molto importante, lo sentiamo ancora oggi, questa, in tempo di guerra russo-ucraina, questo senso della sopravvivenza di Odessa. È quello che dicono quelli che nascono a Odessa. Io non ho una grossa conoscenza di Odessa, però andando a leggere e la storia e le dichiarazioni e quello che dicono gli abitanti, si dice che appunto Odessa, con questa sua tenacia, questo suo essere appunto stata un posto dove la storia è passata più volte, perché insomma Odessa è un posto che entra ed esce dai libri di storia per le vicende che si sono consumate in quella città, che hai un destino particolare. Lidia, con la sua capacità di resilienza, con la sua battaglia, ricordiamo la battaglia giudiziaria che ha fatto per conoscere la verità sull'uccisione di suo figlio, perché è vero che Roberto Franceschi è stato ucciso dalla polizia, ma e lo Stato ha riconosciuto un risarcimento dopo 26 anni di battaglie giudiziarie, ma Lidia non ha mai saputo chi ha sparato. Quello era un suo cruccio, lei voleva sapere chi quella sera aveva sparato agli studenti ad altezza Duomo, e quello non è mai venuto fuori, proprio perché ci sono stati depistaggi, ci sono state manomissioni già subito dopo la stessa sera in cui era successo il tragico fatto. E le carte processuali raccontano tutto questo, le versioni contrastanti negli anni. E quindi insomma una battaglia di 26 anni che si è conclusa con un risarcimento gigantesco per quegli anni, nel 96 600 milioni di lire, ma Lidia dice un figlio non ha un prezzo, e questi soldi, nasce la Fondazione Franceschi, che è molto attiva tuttora, e tutti gli anni incomincia a dare borse di studio a giovani ricercatori, economisti, che lavorano sulle disuguaglianze. Questa sera ci saranno altre borse di studio che verranno date, ci saranno tutti quei ragazzi che riusciranno a esserci, perché molti sono poi andati anche all'estero e che negli anni hanno beneficiato di queste borse di studio, e sarà una serata di ricordo di un giovane che aveva la testa piena di sogni, era uno studente modello, e che dei proiettili hanno fermato così la sua vita, i suoi sogni, come è successo spesso in quegli anni di grandi violenze politiche. E a proposito di grandi violenze politiche, questo libro, ricordo ai nostri ascoltatori, è un romanzo agganciato però alla realtà di quel tempo. E qui veniamo all'esperienza politica, a quegli anni di terrorismo di cui abbiamo semplicemente a volte un pallido ricordo. Ritorniamo di nuovo a vivere la paura vissuta nei giorni della bomba alla Banca Nazionale dell'Agricoltura. Veniamo a scoprire o a ricordare di nuovo che ai funerali delle vittime non ha nemmeno partecipato il Presidente della Repubblica, allora Giuseppe Saragat. Ecco, non sono semplicemente delle informazioni giornalistiche,
ma danno proprio il senso di quell'aria che si respirava allora, delle posizioni politiche, anche dal punto di vista istituzionale, Tiziana Ferrario. Beh, era una brutta aria e la strage di Piazza Fontana fu uno shock per il paese, ma soprattutto per una città come Milano. Mettere una bomba nel luogo dove si riunivano gli agricoltori, i contadini che arrivavano dalla pianura, no? che circonda la città e si incontravano per andare nella loro banca, per scambiarsi le sementi, c'era il mercato fuori dalla banca con gli animali, cioè l'idea di mettere una bomba in quel luogo è sconvolgente. Io ricordo, ero una bambina, ero adolescente, ed insomma c'era paura ad uscire di casa, perché quella non fu l'unica bomba quel giorno, ne misero una anche a Piazza della Scala, la banca commerciale, non se ne un'altra a Roma, perché c'era proprio una strategia di creare paura nel paese. Da quella bomba sono successi tanti fatti e sono rimasti molti misteri nel nostro paese che continuano perché abbiamo capito, no? Lo abbiamo capito che ci sono vari livelli, che ci sono varie connivenze e i depistaggi che sono stati messi in atto in quegli anni sono tutti lì nelle carte e coperti spesso anche da segreti negli archivi. E quindi quando quegli archivi verranno aperti, finalmente chissà quando, scopriremo molto di più della storia del nostro paese. Certo è che quella storia che ha insanguinato i marciapiedi di tante città, Milano è sicuramente una di quelle, perché poi quella strategia della tensione, quella voglia di cambiamento che aveva portato il 68 e di riforme, ha fatto sì che si creassero anche delle contrapposizioni molto violente e delle paure di chi non voleva nessun cambiamento, non voleva, c'era il terrore che potesse essere un cambiamento che cambiasse quello status quo che c'era nel nostro paese e che era stato determinato anche dagli assetti stabiliti dalla Seconda Guerra Mondiale, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Insomma, bisognerebbe andare a indagare molto meglio, aprire quegli archivi dove ci sono nomi di complici, nomi di alleanze, di pezzi del nostro Stato che hanno contribuito a quella strategia della tensione. E questo, insomma, sarebbe ora anche di farlo, perché sono passati veramente tanti anni e ci aiuterebbero a fare chiarezza nella nostra storia. Ricordiamo però che quegli anni 70, pieni di sangue, sfociati nella lotta armata purtroppo, sono stati anche anni di conquiste di diritti. Lo Statuto dei lavoratori è del 1970, la riforma del diritto di famiglia che dà dei diritti alle donne è del 75 e da lì sono arrivate tutta una serie di altre riforme, cambiamenti, per cui erano anni di grande impegno, di gente opaca che si ribellava a questi cambiamenti e però se oggi abbiamo dei diritti che vanno comunque difesi anche noi donne, beh insomma sono dei diritti che arrivano da quelle battaglie. Io vorrei chiudere questa conversazione di Tiziana Ferrario riprendendo un tema di un ragazzo che era stato definito complicato ma non perché è un'aggettivazione negativa, complicato perché sapeva entrare nello spirito del tempo, entrando nella complessità del tempo per l'appunto. Infatti il tema di Roberto quando parlava di Jan Palach e dice una frase importante, una frase che accompagna anche i giorni nostri. La paura della verità è già fascismo. Certo. E questa è la situazione. Roberto non era mai superficiale. E non a caso questa sera in Bocconi Elio De Capitani, che ha conosciuto Roberto, erano compagni di università e oggi è un grande regista, qui a Milano dirige un teatro, ecco, leggerà scritti di Roberto proprio perché era... Roberto era un ragazzo che non approfittava della politica per non studiare, come accadeva anche, ma cercava di approfondire, di scrivere, di riflettere. Era molto colpito da questo gesto di Jan Palach, un giovane che si diede fuoco per protestare contro l'invasione dei carri armati sovietici del suo paese. Lui non accettava l'idea
perché credeva, no, in questo sogno del comunismo. Pensiamo che in quel periodo l'Italia, il mondo era diviso in due blocchi, c'era la guerra fredda e c'era chi credeva in quel sogno. E Jan Palach rimane sconvolto quando vede che la violenza dei sovietici si scatena sul suo paese, no? Che chiedeva più riforme, più libertà, e quindi si dà fuoco per protesta. Insomma, sono stati anni di gesti molto, molto importanti, molto forti, e Roberto Franceschi non si lasciava scivolare le cose addosso. È una cosa che sua mamma ci ha sempre insegnato come insegnante, come preside. Lei è stata rivoluzionaria in tutti i gesti della sua vita ed è un esempio per gli insegnanti, per gli studenti. Era di non attraversare la vita con indifferenza, era di studiare, perché era un insegnante che pretendeva molto, ma di guardarsi anche attorno e capire che cosa stava succedendo. Era inevitabile in quegli anni guardarsi attorno, queste stragi che succedevano, queste persone che venivano uccise, e scegliere da che parte era il male e da che parte era il bene. L'indifferenza uccide qualunque cosa e toglie il senso alla nostra vita. Tiziana Ferreario, autrice del romanzo La bambina di Odessa, il romanzo è pubblicato da Chiare Lettere, ma prima di salutarci, Tiziana Ferreario, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Ah, è un libro che ho iniziato a leggere che te lo prendo, perché siccome è sempre fatto con questa nuova formula che secondo me funziona benissimo, perché è romanzare una storia vera, perché ti aiuta a entrare dentro senza appesantire la lettura, ed è un libro di Gianluca Barbera che si chiama Il segreto del Gran Maestro. È uscito da poco, sempre per Chiare Lettere, e racconta la storia di Licio Gelli e degli amici di Licio Gelli, fatto come un romanzo. Lo trovo molto interessante perché questa formula ti consente una maggiore libertà nel racconto, ma è sempre basata su atti concreti, su carte processuali, e quindi è una lettura utile per tutti gli italiani. Grazie davvero, Tiziana Ferreario, e buona giornata. Grazie a voi.